Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Resident Evil 2. Come vedete ho appena sbloccato questa, chiamiamola cassaforte, in cui appunto ho trovato un'espansione per quanto riguarda il borsello, quindi abbiamo altri due slot liberi per quanto riguarda il nostro inventario. Adesso mi sto facendo un giro dappertutto perché devo vedere se ci sono altri enigmi ancora che non ho sbloccato, diciamo. Qui mi sembra che non avevo niente. Ovviamente all'inizio ci saranno dettagli per farvi vedere solo quello che andrò a sbloccare. Poi ci rivedremo quando avrò finito l'esplorazione. Ok, ragazzi, allora ho esplorato, purtroppo non c'erano altre cose che potevo prendere. Sono tornato appunto dove era, diciamo, questi uffici dei poliziotti. Per quanto riguarda, qui mi ricordo che ci voleva una chiavetta USB per aprire la porta. E adesso vediamo cosa vado a trovare. Mi ricordo che qui forse c'era anche una chiave. Non ne sono sicuro. Questo cos'era? Uno spray medico. Vabbè, lo prendiamo così poi lo lasciamo direttamente poi nel baule. Perché intanto per ora non mi serve. Da questa parte non ci dovrebbe essere niente, perché qui c'era, mi ricordo, l'appunto per quanto riguarda la combinazione che ho usato prima. E basta, sì. Ok, possiamo andare avanti. Qui c'era il Liger che abbiamo battuto. Infatti, eccolo qua. E basta, poi qui forse infatti c'era questa porta che era chiusa, che era quella là di quadri, di cui non avevamo ancora la chiave. Questa l'abbiamo sbloccata. Abbiamo sbloccato solo il passaggio così. Quindi quello che devo fare adesso è andare dove serviva la C4, quindi là sopra, e mettere il C4. Wow, ma quanti siete? Sì, ma siete entrati tutti, siete entrati. Ah, no, dai. Ma quanti siete? Cioè, guarda. Uno, due, tre. Purtroppo non ho neanche niente per... Vabbè, lo spray lo usiamo proprio come ultima spiaggia, eh. Io non voglio utilizzarlo, però... Almeno uno lo tolgo. Sono senza colpi, eh. Questo vuol dire solo che adesso sarà molto più difficile. Ok. Allora, prendiamo questa granata stordente, così vediamo se posso. Se riesco a fare qualcosa. Qui mi serve la chiave dei cuori che non ho al momento. Oh merda. Questa la prendiamo, così la combiniamo. E in caso di... E se invece equipaggiassi questa, perfetto. Così. No, non ho fatto niente perché non ho come... Vero? Ah, non mi fai passare. Ok. Andiamo avanti, ragazzi. Vediamo cosa troviamo avanti. Ok, ragazzi, quindi andiamo a mettere il detonatore. Si può attivare, perfetto, è attivato. 10 secondi. Io lo spettacolo però lo voglio vedere, quindi metto qua. Spero che sia a un ampio raggio. Ah, ok, mi sono fatto prendere. Vabbè. Cosa ho richiamato? Allora, la mia salute è stata... È entrato qualcosa. O qualcuno. Spero che non vi rialzate. Ah, ok, uno zombie. Ok. Allora, da qui mi servirebbe infatti la combinazione che adesso andiamo a prendere.
Ok, questa era donna, arco e serpente. Ah, non si vedono tanto, eh. Donna, arco, questa era un po' più difficile perché appunto non si vedevano. Adesso però io voglio esaminarle perché so che sono intanto in rilievo e poi sono sempre, infatti con queste con tutte e tre le forme, un grosso medaglione ornamentale con in rilievo una giovane donna. Ok, andiamo direttamente nel salone centrale a mettere. No, dai. Forse c'è anche un like nel mezzo. Ho sentito forse la. No! Mi hai tolto questo! Sono invincibile durante la promozione. No, per quanto! Sì, ragazzi, però io sono senza. Sono senza munizioni, però, dai, non me lo puoi fare così, no? Allora, pure direi. Allora scappiamo a questo punto. Oddio, il Liger ci sta facendo fuori, eh. Ok. Oh cavolo. Al volo? Ho preso un trofeo. Mi ha dato un trofeo al volo. Lo sento che sta arrivando il Liger. Allora, il nostro obiettivo è quello di andare nella stanza sicura. Stanza sicura ed è qua. Sì, devo ancora un po' scendere. E qui c'è la stanza sicura, anche la musica si è fermata. Andiamo qui dentro. Ok. Wow. Allora. Ci servono assolutamente delle munizioni. Prendiamo uno spray medico. Questa ce l'abbiamo. Basta, non possiamo fare nient'altro. Io questa me la tengo così alla prima volta che prendo una. Ne prendo un'altra. Potrei anche utilizzarla. Qui utilizzo questo. Utilizzo questo shortcut. Ok, e siamo nella sala principale. Mettiamo questa e vediamo adesso cosa succede. Mi si dovrebbe aprire il passaggio segreto. Trovo una via di fuga. Aperta? So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Brenna! Marvin! Marvin, credo. It's time to go. Ah, è ancora lì. We need to get you to a hospital right now. No, I. Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can. It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go! I understand. Da quello che so, lui si dovrebbe trasformare in zombie. Cioè, questo significa che non posso più Won't let you down, risalire? Marvin. Forse. Forse non potrò più risalire, eh. Perché facendo così, appunto, non posso più risalire. Ok, allora. Abbiamo ottenuto un trofeo, benedetti dalla dea, proprio perché siamo scesi. Qui c'è un'altra polvere da sparo, che ci serve subito. Così almeno abbiamo qualche proiettile. Munizioni per anche il fucile.
Sbaglio o questa è la casa del primo? Posso sbagliarmi, eh? Comunque. Qui non abbiamo niente. Possiamo salvare, ma non ci serve. Qui serve una manopola. Infatti serve una manopola da questa parte. Forse sarà per ritornare su. E qui siamo sempre nella stessa cosa di prima. C'è un ascensore, ma tutta questa parte non me la ricordo nel primo per PlayStation 1. Eh no, nelle fogne dovrebbe essere il ragno a questo punto adesso. No, non mi stai dando nessuna informazione su dove siamo, eh? E qui non c'è niente. Terra c'è qualcosa. Granata a frammentazione. Può essere usata per contrattaccare. La sua efficacia in questa situazione sarà ridotta. Una bomba a mano che esplode spargendo frammenti metallici e distruggendo ogni cosa che si trova nel suo raggio d'azione. Ok, quindi abbiamo trovato un altro. Cos'è? Ah, qui mi serve una specie di chiave. E cosa c'è dentro? Degli accessori, saranno più degli accessori. E qui non ho niente. Mi servirebbe come una specie di... Oh no, uno stemma di... Da poliziotto, credo. Qualcosa così. Ok. Credo che possiamo continuare, perché da questa parte non c'è... Non si apre? Scusami, se questa non si apre... No, questa non si apre. Forse la gemma? Aspetta, aspetta, aspetta. L'unica cosa che abbia questo... Ah no, qua c'era un'altra via. Non l'avevo vista, scusate. Ok. Ci sono degli zombie. Resumo. Dietro di me? No. Tutto questo era sotto la centrale di polizia, eh? Quindi in ogni caso ne serve prima di tutto la specie di manovella per ritornare sopra. Oddio, oddio, ma che è sto questo? Ma chi sei? Ma che tu vuoi? Dovrei batterlo? Non posso batterlo. Ah, questa dovrebbe essere la prima boss fight, quindi. Ma non posso batterlo, non ho munizioni, non ho niente, non ho niente. Allora, da qui trovo una munizione, un proiettile, ok. Poi posso solo scappare. Dov'è? Oddio, che tutto sei brutto. Altri proiettili. Ok. Ok. Eh no, credo che a questo punto devo proprio batterlo, eh. Io mi sto facendo un viaggio per vedere. Cos'è? Una granata, no. Altre munizioni, ok.
Vabbè, cerchiamo di batterlo. Allora, questa la utilizziamo. E facciamo intanto con il fucile. Dov'è? Dove sei? Ok, sei qua. Allora, rimaniamo da una distanza che io posso controllarti, eh. Dove sei? No, questo fucile, va? Ok. Credo che sia l'occhio la parte, che ti faccia più male, no? Scappa, 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 scappa. E ricarica. Oddio, ma quanto sei veloce. No, ok, granata. E corri. Ma corre abbastanza il tipo, eh. Dove sei? Dove sei? Proprio adesso sei. Dai, fino a quando non hai pericolo non ti curo, dai. Un altro colpo te lo puoi prendere, dai. Ma corre il tipo, eh. No, no. No, 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 non mi ammazzare, non mi ammazzare. Allora, curiamoci. Vabbè, intanto siamo la stessa cosa. Ok. Ok, vieni. Non ho altre granate, vero? Dai, dai. Vieni, ti sei bugato, eh? No choice. Gotta take it down. Eh sì, ma fammi vedere sto occhio. Forse anche la testa gli fa male. Aia. Oh, oh, questo fa male. Dai, dai. Fammi fuori. Finale Resident Evil 1 per Resident Evil 2 per PlayStation 1. Cioè, mi sembra lì. Adesso c'è anche il gas e non mi fa vedere niente. Solo 5 colpi già, eh. A meno che non ci siano sempre colpi che ritornino, se finisco questi ci... Ah, ce n'è andato? Lo sapevo! Lo sapevo! Cazzo! C'hai solo 5 colpi, eh? No, no. Ok. 2 colpi. Quando fai sta combo non posso... Sì, ma non ho colpi, non ho colpi. Usiamo sto spray. Ho finito ufficialmente i colpi, eh. Non ho che farti ormai, eh. Posso farmi un altro giro per vedere se trovo qualcosa, ma non ho niente. Credo che non ce la facciamo, ragazzi, eh. Ok, ragazzi, allora, sono morto la prima volta, ovviamente perché ero rimasto senza munizioni. Ho preso un altro spray medico dal baule,
Questa gemma rossa che voglio provare a metterla là sotto nella cosa nella cassetta della polizia, non si sa mai. E ho preso anche la Samurai Edge, la pistola che ha delle prestazioni maggiorate rispetto a quella che ho io. Ora, questa io me la tengo con questi 12 colpi. Con questi 12 colpi che possono arrivare fino a 24. Quella in quel caso si tratta solo di avere più di fare più ricariche, però diciamo è sempre una cosa che può andare. No, non va bene per qua. Quindi prendiamo questa granata. Ok. E se io questa qua invece gliela tirassi direttamente, perché mi hanno detto che se io mi difendo, quindi la uso solo dopo quando lui mi attacca, vuol dire che ha era solo di me, ha meno potenza rispetto all'utilizzo normale. Quindi se quando siamo sotto io te la tiro, potrei, non c'è niente, potrei farti volendo più male. Volendo, credo di sì. Dove sei? Prima facciamoci un giro per prendere tutte le cose che mi servono e poi iniziamo la vera e propria battaglia. Appena trovo un'erba verde la devo prendere, perché no, ma forse anche no. Dove sei? Tu dovresti essere a sinistra, io vengo da qua. Erba verde non la utilizzo al momento, così ho un'altra, anzi la combino. Ok, facendo il giro tu dovresti essere sempre sulla mia sinistra, se ho fatto bene i calcoli, Ok, sulla destra qui ci dovrebbe essere solo un'altra munizioni e un'altra granata. Ok. E l'erba verde, perfetto. Adesso ci spostiamo un po', non mi colpire, e ti tiro la bomba. Se te ne tiro un'altra. Eccolo, io questo aspettavo. Adesso col fucile. E adesso scappiamo. Ok. Perfetto. Ho la pistola migliore. Scappa. Ragazzi, questo video durerà forse parecchio. Io cerco di tagliarlo al meglio, però. No choice. Let's take it down. E dai, ma non distorbisci poco. Ma non mi dire che sei morto, eh? Quanto c'hai? Sei in pericolo? No, ancora no. E dai. Andate indietro. Dove cavolo è? Oh, è male, gliel'ho fatto, E già ho finito quasi le munizioni.
Ah, vero, perché lui nel frattempo... Oddio, che ho fatto? Vabbè, non sei morto, cioè... Ok. Wow. Certo, ovviamente solo adesso la scala scende. Qualcuno mi sta osservando, infatti. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando di lasciare un like e di commentare il video se vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima.